Qui alle scuole pie fiorentine dei padri Scolopi, in via Cavour, dove ha insegnato lettere per 10 anni, dal 1972 al 1981, padre Ernesto Balducci ha ricevuto stamani l'estremo saluto della città, prima della messa solenne in Santa Maria del Fiore. Volti commossi, occhi arrossati, lunghe file davanti all'albo delle firme, spesso corredate di frasi affettuose, a volte quasi allegre, mai di circostanza. Ieri il dolore per la morte del confratello ha causato un nuovo lutto nell'ormai sparuta famiglia degli Scolopi fiorentini. Padre Giuseppe Tomaselli è stato colto da un malore ed è morto poche ore dopo Ernesto Balducci. Anche per lui pregano davanti alla bara di padre Ernesto, gli studenti delle scuole pie intonano i salmi di David. Fra la gente comune, i parenti, gli amici, anche il sindaco Morales e il vice sindaco Conti, Elio Gabbugiani, Emilia Pieralli, tanti esponenti del mondo politico e della cultura. Tra questi lo storico Eugenio Garen, al quale chiediamo chi e che cosa abbia perduto la cultura fiorentina e italiana con la scomparsa di Ernesto Balducci. Ma moltissimo, perché la cultura, se non vuole essere una cosa in fondo senza valore e senza senso, si alimenta proprio se c'è una forte consistenza umana. Vorrei aggiungere, proprio come fatto personale, che non so dimenticare di essere stato, insieme con Attilio Momigliano, il relatore alla sua tesi di laurea, e che proprio nel discutere allora quella tesi, che solo apparentemente era di letteratura italiana, che in realtà implicava già tutta quanta la tematica della lotta interna alla spiritualità cristiana, ricordo che rimasi straordinariamente colpito proprio di questa forza vivissima con cui l'uomo di fede riusciva a dare forza e chiarezza a quella che era una ricerca di carattere storico-culturale di grande rilievo.